professor Bassetti, fino ad oggi della variante indiana che cosa abbiamo capito? È più trasmissibile? Resiste meglio ai vaccini? Mi aiuti? Ad oggi l'unico dato che possiamo dire con una discreta sicurezza scientifica è che sia più contagiosa. Sul fatto che sia maggiormente letale, evidentemente non possibile stabilirlo. Perché? Perché ha colpito un paese che dal punto di vista sanitario non è proprio perfettamente organizzato. Guardi, cioè, se mancano l'India i respiratori, è uno dei paesi del mondo che ha la più alta mortalità più. Per malattie infettive. È un paese in cui ancora il colera, il tifo e altre malattie altamente contagiose e invasive sono malattie presenti, malattie che per fortuna alle nostre latitudini non vi sono più. Quindi oggi andare a valutare qual è l'impatto della letalità della variante indiana, visto che è stata gestita in un paese che non è proprio evoluto come il nostro, in qualche modo come i nostri a livello europeo o in generale occidentale, non è possibile farlo. Per quanto riguarda i vaccini, diciamo una cosa importante, che ad oggi nessuna delle varianti ha ancora con certezza bucato i vaccini. Cioè, ricordiamoci quello che è successo in Inghilterra, che nel pieno della diffusione della variante inglese si è fatta una campagna vaccinale che ha portato i risultati che sono di fronte agli occhi di tutti. Quindi ancora oggi lo strumento migliore per combattere le varianti rimane la vaccinazione di massa. Questo va detto forte e chiaro, perché quando arrivano informazioni come quella che ci giunge dall'India, finiscono di essere in qualche modo minanti della campagna vaccinale, perché la gente perde fiducia. Non dobbiamo far perdere fiducia nei vaccini, non a caso sono proprio loro chiedo. Che combatteranno le varianti. Non a caso glielo chiedo. Allora fatemi tornare da